A Bologna migliaia di persone hanno partecipato alle commemorazioni appunto per i 43 anni dell'attentato. Alle 10:25 davanti alla stazione un minuto di silenzio per ricordare gli 85 morti uccisi dalla bomba. Matteo Merli. Quarantatré anni dopo, come ogni anno, Bologna ricorda la strage del 2 agosto 1980, l'attentato neofascista costato la vita a 85 persone alla stazione ferroviaria. A rappresentare il governo, il ministro dell'interno Piantedosi, che ha promesso vicinanza ai familiari delle vittime. Noi cammineremo insieme ogni 2 agosto, chiedendo innanzitutto a noi stessi che il dolore nel quale oggi ci ritroviamo non permei isolatamente le nostre coscienze, ma si traduca in un collante di un'autentica pacificazione. Applausi, commozione, centinaia e centinaia di cittadini che hanno portato la loro vicinanza ai familiari delle vittime che, come ogni anno, hanno sfilato con una gerbera bianca sui vestiti prima di ascoltare il discorso del presidente della loro associazione bolognesi. Nella piazza davanti alla stazione ha assicurato: la nostra ricerca per la verità prosegue. Perché vogliamo che l'Italia sia questa e che la legalità, la giustizia, la verità, la trasparenza non siano solo richieste dei familiari delle vittime, ma di grandissima parte del Paese che ogni giorno ha scelto da che parte stare.